i discepoli chiedono uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Nessuno dei 12 si sentiva così forte da non mettersi in discussione. Ognuno si sentiva capace di compiere il gesto del tradimento. Erano tutti potenziali traditori. Così lo siamo anche noi oggi, ogni volta che scegliamo il peccato e lo lasciamo entrare nel nostro cuore. Senza la grazia possiamo finire come Giuda. Il tradimento di Giuda non è la conseguenza di una decisione repentina. Questo pensiero doveva essersi sviluppato nella sua testa da molto tempo. Forse il Messia che egli aspettava non aveva per niente il profilo di Gesù. Pensando a tutto ciò che ha fatto Giuda, riflettiamo anche noi sul nostro modo di capire il Messia. Chi è Gesù per noi? Ci impegniamo a capire fino in fondo il suo Vangelo e il significato della sua missione? Ecco la meditazione per questo Mercoledì Santo. Cosa suscita in te la domanda «Sono forse io?» Saresti capace di tradire il Signore?